È andato, il cadavere è andato. Che cos'è che stai raccogliendo lì? La merda di Zorro che è grande come quella di un uomo. Ciao carissimi poche spettatori, perché voi amanti di Pokémon oggi sarete felici di quello che stiamo per fare, ovvero disegnare Pokémon da quello che minimamente ci ricordiamo. E il signor Andre qui non ci ricorda un cavolo dei Pokémon. Zorro tra l'altro ha appena fatto una cagata epocale, grande quanto quella di un umano, ma lui è tranquillo, è felice, un gatto felice. Guardalo. Anche lui è un piccolo Pokémon. Come lo leggero adesso, visto? Dopo che ha cagato. Ha fatto una cacchina più o meno grande quanto il corpo suo, ma questo è un piccolo dettaglio che voi non dovete sapere e non dovete dar conto. Qua volano gli unicorni. Ma poi perché siamo in 4, ci sono 5, 6 di 5 cose? Perché io posso disegnartelo due? Perché anche Teo disegna? No, io faccio soltanto il giudice nonché conduttore di questo show incredibile. Io posso prendere il doppio. Che sarà presto su Netflix, perché YouTube chiuderà grazie all'articolo 13. Mi vedrete su Netflix. È facile fare video così, gli altri sgobbano e tu li prendi. Esatto, quindi siamo tutti pronti per iniziare il mitico Draw Pokémon from Ibiza! Ibiza Memory! People from Ibiza! Se urli ci cacciano di casa! Io ho fatto su Instagram una piccola. Se mi ritrovassi il telefono. Dove ho messo il telefono? Cosa? Non ho sentito bene. Che è successo qui? Chi ha detto? Io, loro ti insultavano, io no. Qualcuno ha detto. Cosa? Tanto su Instagram non ti caga nessuno. E un altro ha detto. Cubano di merda. Lui l'ha detto. Lo sai benissimo che non sono stato io. Ok, abbiamo qui suggerimenti su Instagram. Ok, prendiamo intanto questo. Questo mi piace. Un Vulpix, porca troia. Bene, signori, abbiamo il primo Pokémon suggerito da. Mi sono già scordato. Marco Rovesti. Ciao. Marco Rovesti. Che Pokémon è? Marco Rovesti è rarissimo, non l'ho mai suggerisce contato. È della prima generazione, quindi il signor Andre può arrivarci. Marco Rovesti suggerisce un Vulpix. Quante code ha Vulpix, tra l'altro? Perché ne ha un po', no? Come è fatto Vulpix? Iniziamo 3, 2, 1, via! Quante ne ha? Non lo dico. Posso prendere il cellulare? No, è from memory, non from Google. Ma io non li conosco. Stai giocando a Let's Go Pikachu adesso? Non guardo le figure. Guardo solo i testi io. Non mi metto più fuoco la telecamera, ok. Adesso metto. Ti apprezza l'impegno, vero? Sì. Ok. Giuro, fammi una faccia super concentrata come l'ultima volta. Basta, è fake. No. È fake, tutto quello che vedrete adesso è fake. Sabri, fai una faccia super concentrata. Ecco, così impari. Hai già finito? Che davvero? E sei sicura di te stessa? No. Come no? Sasha è concentratissimo. Io non ho mai visto un uomo così concentrato nella mia vita. E anche imbarazzato. Quante zampe ha? 4? È un quadrupede? Abbiamo detto che apprezzate l'impegno. Più o meno. No, hai detto l'impegno. Giulio è super concentrato come sempre. Lui potrebbe prendere dei... Almeno una cosa la faccio giusta. Potrebbe prendere dei punti bonus come l'ultima volta per la concentrazione e l'impegno nella sfida. Eccolo lì, quella la faccia, la concentrazione che piace al zio Peo. Mi sta copiando. Zio Peo, te in gatto. Stai copiando? Non riesco a vedere quante code ha, volevo fare una cosa giusta. Non hai i baffi da gatto. No, inventatele. Ok, quanti di voi hanno finito? Io. È vero? Sì, tanto. Quindi Giulio, 10, 9, 8. Bravissimo. Hai finito? Io. Hai finito? È bellissimo Giulio. Sì? Hai finito, sì o no? Sì. Ok, vediamo. Ma che cosa c'ha? Calma, aspettate. Calma, non vedete niente ancora voi. Chi me lo fa vedere per primo? Sabrina. Sabrina. Vediamo quello di Sabrina. Avevo pensato di vincere. È una medusa. Ma fa schifo. Wow, ma sputa pure il fuoco. Sì, è il fuoco volta. In tre colori. Scusa, ma quante... aspetta, quante code ha? 5. 5? Quante code ha in realtà? Non mi ricordo neanche io. Mi sembra 7, 9. No, la Volpe è 9. Ninetales c'è una 9. Quindi forse... Ah, Ninetales. No, 7. No, 7 no, sono troppe. Forse 4. 5 secondo me ne ha. 5. Test. Chi ha preso un numero vince?
Diamo dei punti bonus a chi ha preso il numero delle cose. No, non chi ha preso il 4. No, che cosa stai dicendo? Fa vedere Giulio. 1, 2, 3, 4, facci vedere l'immagine, Giulio. Ma io ho preso da questa immagine 5. Io ne ho fatto 5. No, non si può disegnare un'altra. Andre Vulpix ha quindi 5 code. Attenzione, contare bene. Andre ne ha 4. 1, 2, 3, 4, 5 code. E il fuoco di tre colori. Wow, facci vedere Sasha. Ma è la cinta di stomaco. 1, 2, 3, 4, 5. Come la 5 code per Sasha. Comunque sì, vabbè, ma c'è il simbolo della Nike. E anche la V di Vulpix, se non si... E io ho scritto anche Tiamopeo. Non vale. Sì, e qua te l'ha scritto cubano di merda. Quello che ha scritto lei. Sì, ma l'ha scritto lui. Questo Vulpix con scritto Tiamopeo mi sembra bellissimo. Ma... E cubano di merda che ti ha scritto lui, ho cancellato. È nel tuo foglio. Ho capito, ma l'ha scritto lui, cubano di merda. Mai lo farei. Ah, l'hai scritto tu? No. Io mi fido. Allora, questa V mi sa molto di... Mi sto innervosendo, te lo dico. Mi sto innervosendo, io ho un fuoco delle code. Sì, ma questo non è il tuo canale, tesoro. Comunque, questa V mi sa fa molto da supereroe in realtà. Esatto, perché... Ma allora disegna tutti vorrebbero un Vulpix. Andre. Il migliore è l'ultimo. Facci vedere il tuo Vulpix. Questa non c'era. Questo è un amico di Vulpix. Andrew Garcia. Si chiama, ha 4 code. Non c'è. No, 5, la prospettiva, quella sta dietro. No, sono 4 code e sembra più un babbuino che una volpe. Perché l'ha nominato, ha perso nell'ultimo combattimento. Io non so come ha fatto Vulpix. Invece ci devi pensare. Bianco. Ma non lo so. No, al bianco. C'è lo Shine. Dove, ha dove? Scritto Shine. Oh, Zab, ho trovato un Pokémon Shine. Perché Vulpix Shine. No, Zapdos. Lui ha trovato Zapdos. Voglio proprio vedere i commenti dopo questo. Giulio! Lui ha Gyarados. 4, questo è solo lo spessore. 1, 2, 3, 4, 4. Dammi il tuo foglio, Giulio. Però potrebbe tranquillamente essere nascosta dalla testa. No. Troppo serio per questo video. A me sembra 1, 2, 3, 4, 5. No, questo allora, è lo spessore. Essere onesto, se voglio essere onesto, era lo spessore di una. Ah, ok. Però potrebbe essere. Io ho 5. E il mio scudo al fuoco sta però facendo... è carino questo Vulpix, comunque. Cioè, sì, ma quello è il mio che sta facendo la mossa. Ma è diversissimo. Allora. Il mio sta facendo la mossa. Diamo prima i punti. Prima di tutto i punti bonus. Ok? Quindi il primo punto bonus va. Di merda. No, calma, perché qua volano insulti, no. Quanto mi vuoi farvi fare questo video? Il primo punto bonus va a Sabrina perché ha beccato il numero di code. Anch'io. E anche il fuoco. E anche il fuoco, quindi sono due punti bonus. Segniamo. Okay. Gli hai copiato da lei, ha scritto cubano di merda. 5 code. Segniamo i punti nel foglio. Io ho 5 code. Segnate i punti nel foglio. Due punti Sabrina. E io? Calma, adesso ci arrivo. No, Sabrina, no Andre. Perché li segno per te che tu sbagli. No. Allora, a Sasha invece quindi solo due punti ha preso lei. Anche Sasha ha beccato il numero di code. Ne ha fatte 5. Quindi è un punto intanto. Quelli sono delle dita di una mano però, scusami un attimo. No, è il tuo giro. Allora, qui stiamo parlando del numero, non della qualità delle cose, ok? Sono beccate, ok? Poi questo super puoi nasconderla con una mano, guarda. Siccome questo... Ma se faccio così non sembra. Questo Vulpix è piuttosto super rispetto ai Vulpix normale, due punti bonus. Grazie, quindi sono 3 in totale? No, 2. E là, le code? Ma è bonus cosa? 1. Che noi adesso abbiamo 2 bonus e adesso ci dà il punteggio. Ah, poi, sono 2 bonus più il punteggio. Andre, purtroppo, ma tu... Già parte col purtroppo. Io non so niente purtroppo, di Pokémon. Tu, con questo babbuino, contro l'altro, che sembra un... C'ha le code anche in testa. Non mi ricordo. C'è anche, sembra un gallo, gli hai fatto lo fare sopra. E pensavo ce l'avesse, non mi ricordavo. Secondo me tu purtroppo non prendi punti bonus, ma non vuoi essere cattivo. Un po' che sei cattivo, solo perché ho il diabete. Giulio? Ehi. Ma che cosa ha fatto alle... Giulio, il tuo prende 2 punti bonus perché obiettivamente è il più carino di tutti. Grazie. Ma va, non dai. È prestato minimamente l'impegno qui. Io sono l'unico che non li conosce. Però non ha preso le code. Ma sono questi punti? No. Adesso, come punti finali, quello che si avvicina di più al Vulpix da un punto di vista grafico, estetico, è Giulio, secondo me. Sì, ma gli hai già dato 2. E io do un punto in più. Grazie. Cosa sta quindi succedendo? Però, solo un punto in più. Solo uno, ok? Quindi siamo 3. Solo perché è il suo miglior amico. Ma non è che è vero, solo perché abita fuori. Siamo 3, 2, 2, 0. C'è una costante in questi tuoi video. 0. Non è giusto, prendiamocela col diabetico. Aspetta, bravo. Lo scorso, bel messaggio. Quindi quanto ho preso io? 2. 2 più? Due. Lo scorso video è a meno 3, mi pare. Sto migliorando. Pronti per il prossimo Pokémon? Lo vado a vedere subito. Fica, dal tu. Telefono. Andiamo a vedere cosa hanno scelto. Possiamo fare Psyduck. Ok, ce ne abbiamo 3 suggerimenti uguali. Prendiamo quello di Dani. Dani, taglia. Possiamo fare Psyduck. No, scelgo io, scelgono gli iscritti, chi ha votato su Instagram. Il prossimo
Non è Psyduck tesoro, è secondo voi che è? Ratini. Puoi dirmi qualsiasi nome. Pikachu. È un Pokémon abbastanza meta usato nel competitivo. Viola. Ditto. Ekans. No, Ekans non può essere usato nel competitivo, che muore subito. Snake. Tipo spettro. Gengar, signori. Siete pronti per Gengar? Non è facile Gengar. Dici una cosa, ce le ha le orecchie? No, non ve lo dico. Sì, le ha, no, non le. No, non credo. L'avevo visto da te. Pronti, 3, 2, 1, via! Vi dico soltanto che Giulio ha passato i giorni precedenti cercando di fare catene su Pokémon, sì. Let's Go Pikachu per prendere un cavolo di Gengar Shiny, ma non ci è riuscito. Io stesso ho fatto una catena di 150 Gastly su Let's Go Pikachu e non ho visto l'ombra di uno Shiny, ma ho un bel Pokémon competitivo, per quanto il competitivo in questo Pokémon Let's Go non esista e sia pessimo in realtà. Ma come siete messi, signori? Male. Bene signori, come siete messi? Ho finito. Hai finito? Quindi sono in due finiti. Ci manca un altro finito per il countdown. Andre punta sugli ultimi minuti per copiare. C'ha la coda. Tanto lo vedi solo davanti. Esatto, hai avuto lo stesso ragionamento. Non mi interessa se ha la coda. Lo vedo da davanti. Vai, okay. Posso iniziare io? Inizio col countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, sui pennarelli. Andre, sui pennarelli, subito. La freccia, se no non capisci quale. Vai Sabrina, faccio vedere il tuo. Allora, questo è il mio Gengar. Vabbè. Che è a Lavandonia, infatti vedi la croce del morto. Ha senso. Ah. Sì, ha senso. E poi dice, e io sono il Gengar dell'isola di Gorm, perché a Gorm, praticamente come nell'isola di Alola, che vengono fatti dei Pokémon diversi. Non ce ne frega niente, va disegnato Gengar. Ed è uscito dalla Pokéball. Ma Gorm è dei Gormiti? Sì. Davvero? Ma non è giusto, non so niente io di Pokémon. Davvero? Sasha, faccio vedere il tuo. È un po' puzzolente. È un Gengar. Chiaramente, e ho scritto Peo ti amo ancora. Wow, è incredibile. E questo non è puzza, ma è il fatto che è uno spettro, quindi c'è l'alone, no? Essendo in 2D non si può fare in 3D un alone, quindi sembra questo. Andre, faccio vedere il tuo. Io ho visto questo da Giulio. Ma una matriosca. Ho visto questo da Giulio, cosa? Hai copiato? No, ho visto questo. Stai mentre dichiarando giocava di aver copiato, dillo sinceramente. È tre giorni che gioco costantemente a Pokémon Go. Anzi, come quindi l'hai Go visto mentre che giocava, non c'ho mentre provato che disegnava. No, non so metto, non mi fa vedere niente. Però guarda, se vinco c'ho un regalo per te, c'hai in mano. C'è un pacchetto. Però in comunque sia, non, si devo dire che non è così diverso dalla realtà che cosa sta succedendo qui. Ciao! E lo riesci a fare? Per infilare il naso e poi l'altra parte di sotto l'auto. Giulio, eh? Fammi il tuo Gengar. Fammi il tuo Gengar, va. Oh, guarda Giulio. Guarda Giulio, attenzione, è l'unico. Oh, fa proprio il pisello. Sì, ma che perché davvero? Leo, no. Io non andavo bene. Come al solito dimostra che è quello che si impegna di più. Non e quindi do subito, gli do subito due punti bonus. Sì, però grazie bonus. Mamma. Okay. Siccome, la Vandonia, siccome la morte. Sabrina ci ha fatto anche l'ambientazione e la morte che piace sempre un po' a tutti, darei anche a lei due punti bonus. Sì, due. La mia puzza, cioè Sasha, la mia con l'alone di spettralità e tetralità, un punto bonus. Cambia. Non essere triste, sembra un punto bonus. Per Andre, siccome il Gengar suo comunque sia, si avvicina a un Gengar normale in più. Ma non lo sapeva, ha copiato! Questa volta gli diamo. Sì. Attenzione, attenzione! Andre, tieniti forte. Due punti bonus. Due! Io ho dovuto fare l'Avandonia per avere due punti bonus. Piano. Per uno che non ha mai avuto una console. Guarda che è tantissimo. Che cos'è questa reazione? Mi aspettavo più tipo wow, due punti no, bonus. No, perché non è giusto, io non so niente di più. Ti tolgo due punti bonus. Facciamola sui dolci. No, ti ho tolto due punti bonus. Quello che si avvicina di più, indovinate un po' chi è. Non è perché è il mio amico, eccetera. Sappiamo che Giulio è il tuo migliore amico. No, è perché si impegna obiettivamente di più e
in Giulio. Non è vero, perché mamma. Li sa di più. Grazie mamma, quindi un punto prendo. Un punto in più, quindi sei a 3, più 2, più 2, più 0. Era più 1, grazie a te. Più 1, ormai... No, era più 1. Ormai è doppio 2, ormai. No, non pareggio come te, che non hai fatto la Valdonia. Io vado il puzzo. Andiamo a vedere l'ultimo po'. Okay. Lo decidono loro, vi do il telefono, lo decidete voi. Mi sta provando, no, continua a dire Psyduck all'inizio, non è giusto. Allora, darò il telefono a Andre, visto che è quello con punti più sotto di tutti. Ecco qui Andre prende il telefono. Andre, do 5 euro. Lui sceglierà l'ultimo Pokémon, vai. Psyduck. E quello è difficoltoso. Come si chiama il ragazzo che l'ha suggerito? Leo underscore Babi22. Bene, Leo underscore Babi22 suggerisce, signori, questo è uno difficile, forse per voi, un Ipno. Okay. Ipno, ma è difficile. Questo è un Pokémon totalmente non meta, non utilizzato molto. Però sapevo che Drowsy era un po' il Rattata dei Pokémon. Drowsy era più facile da disegnare. Non c'era. Io so solo che c'ha un pendolo. Come cazzo si fa Ipno? Giulio è in difficoltà. Sì, attenzione, iniziamo tra 3. Anche se Sabrina ha iniziato come al solito prima che io e Silvia. Ma ok, 3, 2, 1, via. Inquadratura primo piano di Sabrina che sta al telefono. Ho già finito il mio disegno io. Vabbè, il mio Ipno è arrabbiato perché tanto non prenderà punti, quindi. Giulio, ma sei bravissimo. Lì sa. Fatto. Sai quanto aiuta questo? Ma non è un po'. Suo prende più due punti per la fantasia e il non arrendersi mai nella vita. Sabrina, che sono Sean. Mai arrendersi nella vita, fai ciò che sei. Ok, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sulle penne. Posso iniziare io? Sì, inizio. No, io ora. Per ultima ora. Tu per ultima, Andre. Vai. Dacci il tuo Ipno. Però posso dire un punto. Ciao. Un ma punto a favore. È un dentone. Però io lo riconoscerei. Cioè, se non avessi saputo che ha detto Ipno. Ha detto anche ciao. Ciao. Avevo perso la voglia di disegnare, tanto non c'era partita. Allora, bravo amore! C'ha comunque il sopracciglione. Cos'è? Perché tocca a me? Giulio, facci vedere. Dai, ormai Giulio ha vinto, dai. Ehi! Bello. Cos'è? Bello invece. Cacchio, è simpaticissimo. Gli manca il nasone, tipo. No, ma perché sono complimenti sempre? È davanti. Dov'è il nasone? È di fronte, lo vedi in prospettiva. Non diciamo bagionate, no, se lo sei scordato. Ma lo faccio io, no, lo faccio. Ha ragione, ha ragione. È così. È inutile che gli fai il nasone ora. No, no, scusa un attimo, signor prospettiva, se tu vedi una cosa da davanti, non la vedi allungata, storta la mente? No, vedi un po' di massa, c'è un modo per disegnarlo. Non lo so qual è, mi dispiace, quello era il mio modo per disegnare la punta del... Dai amore, fai vedere il tuo molto ipno. Carino questo ipno, Sabrina. No, io per ultima. Sasha, vai, faccio vedere il tuo ipno. No, è il suo il coniglietto con dei problemi. Allora, è mezzo Peppa Pig, però... Oddio. Però gli faccio le mutande di Supreme e il coso per il ciondolo, ed è anche perché si è storito solo col ciondolo, quindi c'ha gli occhi in mano. Geniale. E ho scritto per il tipo B. Ma ancora che prova a comprare. Sempre il punti bonus quelli. Sabrina, lei è tanto entusiasta, sembra. Facci vedere. Vai, dai, no. Vai, fa pure scrivere. Ma è bellissimo! È uno Psyduck brutto pure. Fa pure scrivere. Pokémon, fammi un complimento. Ah, questo è quello questo che lo sai. Raga, subito l'hai detto che era Psyduck, però. Sì. Subito l'avete detto. Effettivamente assomiglia a Psyduck. C'è un papero della prima generazione, signori. Chi poteva essere? Anche le mani qua fa Psyduck. Ho fatto giallo. E anche la coda. Posso dire una cosa, giudice? Io gli ho messo, ovviamente, il mutante Supreme, l'H di Ipno nel ciondolo. Ah. E gli occhi storditi. Sì, ma io ho Psyduck. Psyduck vince. Posso mettergli anche io le mutande di Supreme? Tre punti, Sasha. Ma no! Sei io allora! Tre punti, Giulio? Ma no! Io sto mettendo le mutande in Supreme anch'io. Due punti, Andre. Sta roba! Zero punti, Sabrina. No, ho fatto un altro Pokémon. Cosa? Un altro Pokémon. Non gioco più, mi faccio i cavoli miei. Stupido. Hai fatto comunque tre. Ok, signori, fate il conto del vostro punteggio perché io non ho voglia. Che somma assurda che devo conteggiare io.
Quanto è che mi hai dato adesso? Mi hai battuto comunque. No, due punti ho preso in tutti i disegni. Ah, okay. In totale. Non sono ultimo. 0-0-2. Io ho fatto 7. 7 punti, Andre. Allora, io ho preso 2 nell'ultimo, 0 nel primo e 0 nel secondo, quindi ho fatto 200. Dimmi Giulio, tu. Ho fatto 2 punti. No, Sabrina. Oh. Cos'è fatto pomoli. Non è un punto questo. Ah, quindi 4 punti. Attenzione, quindi chi vince? Come sempre, chissà perché. Però a questo punto, signori, allora, per vedere come lavora un vero pro, mettetemi voi alla prova. Andre, prendi la telecamera, fammi passare. Chi ti vuole? Mi faccia passare. Mi ha fatto perdere, mi hai fatto. Oh, mi metto qua al posto di. Ma lo faccio io, ti scelgo io il Pokémon. Vai, scegli il Pokémon. Zapdos. 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 Difficile Zapdos, eh. Ma lui non ne frega niente. Che testa di ca. Sbagliato. Cotto! Cotto! Quello è un po' ritardato. Questo è uno Spirov, non è un Zapdos. È un po' ritardato. Non è ha usato troppa elettricità, tipo quello di Mairo. Fagli l'elettricità intorno. E poi qui c'è le ali nere dietro, proprio. That's what I'm talking about. Questa è la vera memory, signori. Voilà. Zapdos. No, con la B. Zapdos, fidati. Dizio Peo. Fagli la B. Prossimo, dai. Non capisco quale sia. Io te l'ho. Bellissimo. Mewtwo. Vabbè, sembra Majin Buu Mewtwo con la coda lunga. Perché appunto è più facile. Tu devi fare così, Peo. Guarda, guarda. Guarda qui, però, guarda. Fagli fare la Sabri Gamer, sì, Giulio. Ha già fatto la faccia, che è perfetta. No, raga, no, poteva essere Cubone, però, vero? Cubone ha la maschera sopra. Sì, vabbè, però. È Mewtwo? Minchia, c'ho pure. Gli ho rotto le mani pure a mano. Mi sa che non gli servono suggerimenti. Che tra l'altro la pancia è pure grossa. Sì, vabbè, ascolta. Le cosce grosse. Guardate che non respira. Fagli fare la Sabri Gamer, Giulio, com'è che si chiama? Vileplume, no. Ah, Vileplume, sì. Va bene, comunque sia, questo è Mewtwo. Vediamo. Ah, perfetto, sì, ho capito, vabbè, ma uguale. Ma anche questa è un... guarda le palle. Ma perché ti ricordi di me? Mi ricordo, prossimo Pokémon, dai, avanti. Vileplume. Snoopy. Snoopy non è un Pokémon. Ma niente, Snoopy. È super efficace. Snoopy. Snoopy, no. Snoop Dogg. Pikachu vestito da Snoopy. Raga, se riesci a fare di questo, spengo la videocamera. Ma c'ha lui. Io la devo spegnere, non ho capito. Pensaci bene, Pikachu. Però come lo sta facendo bene. Quindi la mia scelta Vileplume è stata bypassata. Infatti, immaginavo che era il cappellino. Sei troppo credibile, fai schifo. C'è un comodino quel Pikachu. Quanto ho mangiato? È un cabinato. E tutte le caramelle. È un cabinato. Infilata. La coda dove l'hai infilata? No, raga, è fighissimo. È un cabinato, non è raga, un è fighissimo. Un cabinato. È fighissimo. Teo ci batti alla ragazza. Signori, e io non lo faccio. Non lo finisce qui questa incredibile. Il mio! Vai, fammi il tuo. No. Cioè, un trattore lui vuole. Sto cacchio finisce. Vai, guarda. Dimmi il Pokémon. Giratina. Andre, guarda. Giratina. Non dovevi guardare, non sono riuscita a infilarmi in. Kangaskhan. Kangaskhan, questo. Ah! Andre, guarda, 2. L'ho messo in difficoltà, no, Kangaskhan. No, infilo. Cacchio, Kangaskhan non me lo. Andre, guarda. Continuiamo. Sì, stasera ti faccio pochissimi io. Neuroni. Guarda, i nari ci cadono. Oddio, non me lo. No, Kangaskhan non me lo ricordo. Muore, mi è rimasto un pennello. Ah, cosa stai disegnando? Una merda. No, 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 no. Adesso fai Kangaskhan. Fatemi ricordare, fatemi ricordare. Papig. Forse la bomba ti potrebbe aiutare. Ricordati il sostituto. Ricordati che ha il pancione col filo dentro. Tipo Sabrina? Io non Kangaskhan, non lo saprei disegnare. Ah, io neanche, come tutti gli altri. Ma più o meno guarda che l'hai fatto bene, sì, in realtà. Il bambino c'è. Il bambino l'hai fatto bene. Quello che adesso c'è è che il muso della madre più o meno è simile. Sì, ma diverso. Ma è diverso. Ha le corna. Ricordate che è anche un po' scaglionato. Fa il segno della pace perché ovviamente... Ha le orecchie molto più grandi, se vuoi saperlo. E c'è anche una coda. Voilà. Le orecchie più grosse, fidati di me. Le orecchie più grosse? Tanto più grosse. Per ascoltarti meglio. Un corno. No, ancora la bandana, cos'è? Cara. Sembra un cacchio di pipistrello questo regno. Beh, però l'hai fatto, comunque bene. Sì. Guarda, cacchio. Wow. Vediamo. Avevo ragione o no? Che non me lo ricordavo per niente. Uguale. Beh, però l'hai fatto quasi uguale, sì, in realtà. Cioè. La memoria è buono, però non ti sei fidato sulle mie orecchie. Signori, finisce qui questo episodio incredibile di Draw Pokémon from Memory. Se ne volete vagamente ancora, beh, fate sapere sotto nei commenti. Vi salutano tutti, vero? Vi salutano. Ciao amici! Sono arrivato secondo. Sì, spegni questa videocamera che devi fare il musical con me, Peo. Ah sì? Sì. Ok, ciao bambini. Questo è quanto, vi adoro. Mua. Konnichiwa, arigato, konnichiwa.